Io faccio una considerazione che al di là della vittoria, che chiaramente è decisiva, determinante e tutto quello che vogliamo, noi abbiamo giocato una buonissima pallacanestro, questa è la cosa importante. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato tutta la settimana. Ho discusso tanto con i miei assistenti che tipo di partita fare, se andare ad aggredirli tutto campo e alzare molto il numero dei possessi oppure rimanere in controllo facendo contropiede esclusivamente primario e poi giocare 24. E io credo che, io ce l'avevo molto chiaro nella testa, che non dovevamo alzare troppi possessi, che davamo un segnale di paura e di debolezza nei loro confronti. Abbiamo invece giocato contropiede primario tutte le volte che abbiamo potuto e poi siamo andati avanti nei giochi ogni volta andando da un giocatore diverso, attaccando Mirotic in tutte le maniere, cercando di farlo correre quando era nel 3, di giocare quando giocava nel 4, fare dei pick and pop, cercare di avere una rotazione di palla sempre da un lato all'altro in maniera importante. Questo è andato bene per tanti minuti, diciamo per i primi 24-25 minuti, poi è stata impressionante la fisicità che ha alzato Milano in difesa facendo dei cambi difensivi veramente di grande spessore, come sanno fare loro, come hanno fatto vedere che hanno fatto in Coppa contro Valencia. E qui abbiamo avuto qualche giro a vuoto, soprattutto in attacco, abbiamo sbagliato qualche canestro che non dovevamo sbagliare, anche se abbiamo comunque tenuto in controllo quello che ci eravamo prefissati, però i loro cambi difensivi a un certo punto ci hanno proprio coperto e un po' di lucidità è venuta meno. Questo, devo dire la verità, credo sia stato determinante, perché poi si vive anche di partita, di flow della partita, di gestione della partita, ma anche di episodi. Io credo sia stato determinante negli ultimi 20 secondi del terzo quarto, dove eravamo più 5 e siamo andati più 10 con un canestro e con una bomba e ci ha riportato a ridargli una spallata. E poi siamo stati bravissimi nell'ultimo quarto nel gestire tutte le situazioni. Anche noi, quando poi eravamo sopra, 3 minuti dalla fine, abbiamo cambiato sistematico su tutto, rischiando qualche penetrazione, ma non volevo assolutamente un tiro da 3 punti. E poi tutti hanno dato il loro contributo. E noi che, lo dicono le statistiche, siamo una squadra prevalentemente offensiva, comunque abbiamo tenuto Milano a 68 punti, gestendo diversamente il numero dei possessi e avendo un piano partita molto chiaro che abbiamo poi eseguito. Poi è chiaro che noi, pur giocando così, con loro potevamo perdere, perché poi conta anche se loro fanno 2 o 3 canestri in più per il talento immenso che hanno, per la fisicità clamorosa che hanno, però siamo stati bravi nel gestire queste cose. 12 palle perse, e questo sono state abbastanza contenute. E poi l'altra cosa che ci dava parecchio grande fastidio e che è il loro punto di forza, soprattutto con Mirotic nel 3, erano i rimbalzi d'attacco, e ne hanno presi 10. Abbiamo lottato con tutti quanti, chi faceva taglia fuori, chi andava a prenderlo, chi la toccava, e credo che queste siano state le 2 cose in cui settimana ho battuto molto con i ragazzi. Ultima considerazione, ultime 2 considerazioni. Noi quando abbiamo perso in casa con Cremona sembrava che avessimo buttato via chissà che cosa, in verità poi Cremona ha vinto dopo con la Virtus Bologna, nelle ultime 4 partite ne abbiamo vinte 3 e con Cremona siamo andati dopo 2 supplementari. Devo dire che la squadra sta prendendo coscienza di quello che è e di quello che deve dare, e io, anche con qualche difficoltà ogni tanto, sto continuando a martellare tutti quanti sul fatto che ci sono partite in cui ci sono dei protagonisti e partite in cui ce ne sono altri, perché questa non è una squadra, diciamo, con 2 giocatori dipendenti, è una squadra abbastanza così, che ha tante soluzioni a seconda della partita vengono fuori,
E l'ultima cosa, lasciatemi fare un ringraziamento al pubblico, perché alla fine, gli ultimi minuti, era un pubblico che voleva farci vincere, che voleva prendersi una partita dopo una partita così bella, e credo che, insomma, ce lo siamo meritati tutti quanti, ne sono particolarmente felice. Buonasera, faccio i complimenti a Scafati, a Pino, alla sua squadra, ad Ale Gentile, che è stato probabilmente il fattore decisivo di questa vittoria per loro. Noi abbiamo tutto sommato, pur con degli errori, contenuto il loro attacco, il miglior attacco di tutta la Serie A. Se non sbaglio, loro in casa segnano 96 punti a partita, siamo riusciti a tenerli a 77, che, voglio dire, andava anche oltre quello che speravamo di poter fare. Abbiamo giocato un attacco troppo mediocre e troppo non saprei trovare la parola adatta, troppo mediocre nella ricerca dei vantaggi, nei passaggi. Loro hanno difeso bene, hanno riempito bene l'area, ci hanno tolto i riferimenti dentro, sfidandoci a tirare. Abbiamo tirato con una percentuale obiettivamente obbrobriosa, e questo ci è costato la partita. Nonostante tutto eravamo sempre così abbastanza vicini, però loro hanno avuto più percentuali di noi, hanno avuto più lucidità di noi e hanno vinto con grande merito.